che mi ricordo, ma i sigarendi vengono da là. È comunque casa grande. Ma Peder, quando è nato, e lì non c'era, non c'era, a casa grande. No, mia casa grande, a Scandiano. E mangiamo a domenico perché in via mia più nome della catalfora. Sono su una domenica mattina. E allora è domenica, chiamiamo domenico. Ma i sigarani stanno a 100 metri sotto dalla ferrovia. C'è un'etra del passaggio a livello. Qui era sbarri. E lì un'etra, quando andavano dentro e fuori, lì una cevi. Arrivano, se saremmo l'ora di treno. Mi passava meno. Sigarei che era una famiglia. Gli è una fabbrica con tutti, gli è un'amicizia con tutti. Quindi è da cosa, da 44, gli è una piantata persa, gli era in carica, gli era in peschini, gli era in grosso, gli era mia grossa di mondi, però gli era in savorino in una maniera, gli era in buon. E gli era tutti gli amici di vecchi, gli amici di giovani, gli amici di ragazzi, gli era un sintonere, sento. 160 persone, tutta lunga la campagna, erano tutte, e si erano incattati tutti lì perché era la guerra, gli era mia tanto posto di andare avanti in drepo, anche i giovani che erano mia scritta, erano l'età di andare sul D, cioè gli mingandei, erano tutti clandestini, insomma, e là in mezzo a questa campagna. Si erano anche tutti, era una moccia da gente, sti persi, gli si iniziarì, però non erano mesi, erano una trentena di piatti, una vintena di piatti, poi erano tanti carichi, poi erano buoni. Ma all'epoca gli uomini avevano poi i bottigliani, l'oro, i persi che gli interessava poco.